siamo in Liguria, a Sanremo, questa è Porto Sole. Noi di The Boat Show non abbiamo limiti, ci piacciono i tender e ci piacciono i mega yacht. Il fatto è che quando troviamo una barca attraente, desideriamo provarla. È proprio quello che è successo con il Fireline Targa 53 GT. Il Targa 53 GT colpisce per la forma e la dimensione di ciascuna area. Fireline ha creato un modello che risulta bello e confortevole ovunque. Ogni zona ha una propria funzione e nessuna prevale sulle altre. Il ponte di prua è abbastanza lungo per dare sportività alla linea e per accogliere il prendisole. La grandezza della tuga è giustamente rapportata alla spaziosità del pozzetto, perché bilanciare spazi interni ed esterni è molto importante. Vi piace? Da cosa siete attratti? Forse dalle vetrate? Quelle sopra il ponte di coperta riportano la firma del cantiere con un tratto di vetroresina che disegna idealmente la F di Fireline. Sulle fiancate le finestrature sono invece incrinate per dare dinamicità alla linea. Però la bellezza non varrebbe nulla se alla base non ci fosse un processo costruttivo valido. È realizzata per infusione di resina vinilestre sottovuoto, accoppiando tra loro quattro diverse scocche che, unite insieme, conferiscono allo yacht molta robustezza con poco peso. Torniamo a esaminare l'abitabilità. Con un pozzetto di queste dimensioni è come avere due barche, un hardtop e un open. Ci sono divani, tavolo da pranzo e un mobile cucina con lavello, grill, ice maker e frigo. E per chi ama sdraiarsi al sole, così si ottiene più spazio. La plancetta bagno è immergibile, non è una novità, ma è sempre una comodità. E ora, siccome c'è un temporale in arrivo, entriamo. Ma non vi sembra di essere ancora all'esterno? Questo tetto apribile è provvisto di una guarnizione pneumatica che impedisce all'acqua di entrare. Dove volete la cucina? Sopra per ammirare il panorama mentre cucinate o sotto perché siete chef e amate preparare i vostri piatti con la massima cura, con tutto lo spazio e gli accessori di cui avete bisogno? Hanno completato la cucina con due utilissime cambuse. Sono qui, sotto il pagliolo, ben rivestite. Ma allora perché non ne hanno fatto una anche qua sotto, in questa cala? A cosa serve? Forse per stivare le vele. Il salone vi concede il lusso di scegliere come rilassarvi. Volete prendere un tè o pranzare a bordo? Se invece è l'ora dell'aperitivo, ecco il vano bar. Prima di andare al posto di comando, scendiamo nelle cabine. Sino a qualche anno fa gli inglesi costruivano barche inglesi, non si piegavano alle esigenze degli altri mercati. Questo Targa 53 GT invece è di gusto internazionale, essenze pregiate, verniciate opache, ma anche laccate lucide se volete, pelle attorno al letto e qualche dettaglio di marmo. L'armatoriale è larga quanto lo scafo e il letto è giustamente ampio. Sotto una vetrata c'è un divano, sotto l'altra una cassettiera con rivestimenti di pelle. Molto grazioso anche il mobiletto vanity. Il bagno è all'interno della suite. La cabina di prua è alta, ha il letto che sembra sospeso ed è illuminata da due finestrature laterali e da tre osteriggi. E poi c'è la terza cabina per altre due persone. E infine l'alloggio del marinaio a poppa, ma se optate per la cucina sul ponte di coperta, qui potete avere un'altra cabina, 8 posti letto in totale. Vi ho detto che Fireline è uno storico cantiere inglese, ma le quattro varietà di allestimento che prevedono differenti rivestimenti si chiamano Saint-Tropez, Hampton, Amalfi e Capri. Due località su quattro sono italiane. Abbiamo vinto noi!
Negli ultimi anni il mondo nautico è cambiato. Si è tornati al tempo in cui solo pochi fortunati potevano permettersi di acquistare yacht di lusso e i cantieri hanno dovuto adeguare le loro strategie. Fireline è tornata in attività con modelli molto interessanti per lo stile, l'abitabilità e la possibilità di personalizzarli. Non più barche prodotte in grande serie, ma realizzate solo su ordinazione e su misura per l'armatore, che può scegliere la distribuzione interna degli spazi. Insomma, un vero cambiamento di rotta per Fireline. Coloro che hanno una capacità di spesa di questo livello, l'imbarcazione costa 650.000 sterline, non abitano in villette a schiera tutte uguali, piuttosto in ville disegnate dal loro architetto di fiducia, esclusive per loro. Ecco perché Fireline ha scelto di dare anche alle sue imbarcazioni una certa flessibilità. Il Fireline Targa 53 GT può essere motorizzato con tre diverse soluzioni. I motori Volvo Penta D11 tarati a 675 o 725 cavalli, oppure i Caterpillar C12.9 da 850 cavalli di potenza massima. Sul modello che abbiamo in prova oggi ci sono due D11 da 725 cavalli, forse la potenza più corretta per questo tipo di imbarcazione. Il mare non è calmo, c'è un'onda lunga, ma alta almeno un metro. Siamo usciti da Porto Sole e comincio a dare gas. Un'occhiata alla scia per vedere che siamo in planata. La velocità in questo momento è di 15 nodi. Non ho usato i flap per portare in assetto l'imbarcazione, che è uscita immediatamente con la prua dall'acqua. Il mare è formato, gli spruzzi sono evidenti, ma non arrivano in coperta, vengono sparati lontano dalle fiancate. Gli impatti a questa velocità sono morbidi, è un'andatura di crociera piacevole. Procediamo ancora contro vento e contro mare. Andiamo proprio con la prua perpendicolare al moto ondoso. Siamo a 20 nodi. Sembra quasi che a questa velocità l'assetto sia ancora migliore e il beccheggio infatti è diminuito. Questa del resto è anche una prerogativa delle imbarcazioni di questo tipo, con linea d'asse. Mi trovo così bene al timone del Targa 53 GT che... beh, mi viene voglia di accelerare ancora un po'. Anche perché la velocità di crociera può essere benissimo intorno ai 2100 giri minuto. In questo momento siamo ad appena 1900 giri e siamo già a 23 nodi. Stiamo danzando sulle onde alla velocità di 28 nodi. Questa è la massima andatura di crociera. I motori sono a 2150 giri minuto. Contralonda, si solleva appena e poi scende nel capo, ma sempre in maniera dolce. È eccellente la silenziosità, è un hardtop con un grande tetto apribile, potrebbe avere mille vibrazioni e invece nulla scricchiola. Qui, a largo di Sanremo, il mare sembra ancora più alto. Le onde sono sempre lunghe, ma la loro altezza adesso è superiore al metro. È il momento di mettere al massimo i motori. La direzione delle onde è regolare, ma la forma per niente. E quindi sembrerebbe a tratti di dover subire qualche impatto, invece niente. 2500 giri minuto, velocità 32 nodi. Quando c'è mare mosso, una delle fasi critiche è la virata sotto l'onda. Lì sì che lo scafo sbatte, perché offre il fianco ai marosi, non la prua tagliente. Però non succede. È dolce anche nella virata. È davvero una barca rilassante. Non ho mai cambiato l'assetto della barca e adesso che sto tornando in porto con mare in poppa, l'angolo di incidenza continua a essere quello ideale. È proprio questo l'aspetto migliore di questa imbarcazione. Ha sempre lo stesso angolo di incidenza, non bisogna usare i flap,
ha pochissimo beccheggio e quindi il comandante, l'armatore o il pilota non deve fare nulla, deve solo controllare dove sta andando e scegliere la velocità. In queste condizioni non siamo andati oltre i 32 nodi, ma probabilmente in una situazione migliore la barca è anche più veloce. Ci sono barche che sono attraenti, altre che sono attraenti e funzionali, e altre ancora che sono attraenti, funzionali e navigano bene, come questo Fireline Targa 53 GT.